che sul lato elettrico, ad esempio auto elettriche, infrastrutture elettriche, tanto che abbiamo un ritardo spaventoso. Non solo, il decreto del governo di poco tempo fa ha addirittura derogato quello che era un obbligo di mettere colonnine presso sostanzialmente un meccanismo per farli mettere presso i centri commerciali. Siccome questa è una vera e propria rivoluzione, si parla di auto elettriche, sistemi di accumulo, batterie, energie rinnovabili prodotte in tutto il territorio, di fatto sarà la rivoluzione vera e propria che trasforma quella che è la mobilità a petrolio in una mobilità di totalmente altro tipo con energie rinnovabili. Quindi, siccome c'è già una manovra di freno e non solo, nel momento in cui si spostano su carburanti come GPL e GNL cominciano anche ad esserci dei rischi. A Marghera, io sono di Marghera, vogliono mettere un impianto da 32.000 metri cubi di GNL che ha rischi mica da poco, quindi bisogna anche un pochino pensarci. Quindi la domanda è come si fa a spingere nella direzione giusta, cioè dell'elettrico, o comunque di un sistema non tutto gas e tutto petrolio. Grazie. Grazie. Dunque, direi che più portavoce potrebbero rispondere a questa domanda, però cominciamo con Siena con il Girotto, poi vorrei che Crippa ci parlasse anche delle colonnine elettriche. Sì, la domanda è enorme, come si fa, le tecniche sono diverse. La direttiva noi l'abbiamo già ricepita qualche mese fa e la direttiva prevede che si miri all'utilizzo più vasto possibile di carburanti alternativi per i trasporti. Teniamo presente che l'elettricità è arrivata all'ultimo momento, perché all'inizio non volevo neanche, non c'era neanche, c'era il gas, c'era il GPL, non c'era l'elettricità. E la direttiva si dichiara per la neutralità tecnologica, però dice chiaramente che la mobilità elettrica è una delle soluzioni principali. E noi l'abbiamo ricepita la direttiva, abbiamo criticato come l'abbiamo ricepita, perché è ancora troppo sbilanciata verso il gas. E noi abbiamo un piano nazionale di infrastruttura ricarica elettrica, si chiama proprio così, piano nazionale di infrastruttura ricarica elettrica, PNIRE. E dovremo installare un tot di colonnine, circa 10.000 nei prossimi anni. Il problema è però che non ci sono sanzioni, non ci sono obblighi precisi, quindi diciamo è lasciato al buon senso degli operatori. Le direttive inoltre dicono, hanno già un obiettivo preciso per il 2050, il libro bianco dice che dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra del 60% sui trasporti. Ricordiamo che i trasporti producono il 23% della CO2 mondiale. Noi stiamo spingendo su numerosi fronti, da incentivi diretti e indiretti. Siamo gli ultimi in Europa per incentivi diretti e indiretti. In questo momento dobbiamo recepire l'ultimo pacchetto di energia della direttiva europea, l'ultima proposta che è in fase di discussione, e uno dei punti focali sarà i punti di ricarica anche nei edifici di nuova costruzione, di ristrutturazione. Sicuramente a livello di incentivi indiretti potremo fare molto, perché già solo aprire alle ZTL o dare dei permessi di parcheggio agevolati sarebbe già un buon punto, però il punto cruciale sono i punti di ricarica.